siamo grandi fruitrici di YouTube, siamo parte attiva, parte non attiva, non le guardiamo, lo facciamo in YouTube. Con questi canali da bambino che Nicole vede sempre e continuamente. Allora, su, mi sono appena tirata a fare una piccola sorpresetta, giusto così, la birra in frigo, assolutamente la birra in frigo. Pollo con le patate, pollo con le patate, e spero di tener contenti tutti, così mangiano tutti, non devo fare 3000 pietanze. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way and I'm always lost, there's nowhere else to go, all I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you. E meno crudo, ma dal video sembra crudissimo, quindi mettiamo ancora un po' a fare. Ma le patatine invece sono cotte al punto giusto, me le mangerei tutte. Queste secondo me sono le migliori, già speziate, già condite, già tutto. Buongiorno, 8 e 3 minuti di un 28 gennaio con una bellissima giornata fuori con il cambio delle lenzuola.
Stamattina non mi sono alzata prestissimo come il mio solito, ho volutamente spostato, prima avevo messo alle 6:30, poi quando mi sono svegliata alle 5 perché devo fare pipì, alle quasi le 6 perché mi è venuta a svegliare alle 5 che volevo uscire, e allora ho detto no, la cucina l'avevo, avete visto ieri, l'avevo sparecchiato già, ho detto vabbè, la sposto alle 7:15. Queste sono le 7:15 che praticamente dal letto, che dal letto mi sono alzata alle 7, ma va bene così, ho anche fatto i piatti ieri sera, quindi voglio dire, non ho niente da rimproverarmi. Ecco, adesso cambio le lenzuola, perché se faccio il letto poi non mi va di disfarlo di nuovo per rifarlo, cambio le lenzuola, mi asciugo i capelli e vado a lavorare, sempre che i bambini decidano di farmi la grazia e di alzarsi dal letto. Pensando alla cena, se per caso mi devo muovere. Allora, cosa sto facendo? Mi sto integrando. Sto prendendo degli integratori per le difese immunitarie e per i capelli. Io ho i capelli fini, sottili e di buchetti qui ai lati. Quindi per reintegrare, per far sì che i capelli crescano meglio, prendo degli integratori. Ma non soltanto. Perché ve ne sto parlando? Perché spesso avete chiesto sotto i video, e perché so che qualcuno di voi ha comprato anche guardando un mio video dove io parlavo dell'integratore che uso sempre, ormai è più di un anno. Questo qua ve ne parlo perché magari può esservi utile, cioè può essere utile saperlo e conoscere. Questo qua che io prendo e che sto prendendo adesso e che consiglio vivamente a tutti di prendere è un integratore per difese immunitarie. In questo periodo dove diciamo è risaputo che dobbiamo andare in giro con la mascherina per evitare che le microparticelle possano intaccarci e quindi risultare positivi al Covid, secondo me è di fondamentale importanza prevenire qualsiasi tipo di malanno, anche il semplice raffreddore, che fino a 2 anni fa è un raffreddore, qual è il problema? E la tosse, qual è il problema? Adesso no, adesso se succede panico, paura, perché possiamo risultare positivi. Quindi per la stagione invernale, ma io questo lo uso tutto l'anno, perché questo qua, poi a parte questo delle difese immunitarie, questo prodotto serve anche per preparare la pelle al sole, quindi un prodotto non è stagionale, ma tutto l'anno lo uso io, ma va bene, parliamo di questo momento specifico. Questo, quindi, come dicevo, fa sì che alzi le difese immunitarie, e lo possono usare i grandi e i bambini, senza limiti di età, non c'è età. Anche perché molte persone che hanno mamme che hanno iniziato ad usare questo per i loro figli hanno fatto sì che i figli
che soffrivano di allergie, che prendevano il cortisone per riuscire a far passare il periodo, non assumessero più cortisone, ma sono non guariti, cioè nel senso la situazione è nettamente migliorata grazie a questo. Siccome spesso mi scrivete in privato su Instagram, io ve ne sto parlando perché su Instagram è come se io stessi lì vendendo il prodotto, mentre io perché ho poco tempo nelle storie per parlarvi, per descriverlo, descriverlo. Invece qui, su questa mia finestra, su questa mia casa, invece ho tutto il tempo per discutere della cosa. Vabbè, io non lo prendo mai da solo, io lo prendo insieme all'attivatore del metabolismo che mi dà energia, ma come alle 7 di sera sì, perché io adesso non è che sto là, non è che mi metto a vedere la TV, mi sto seduto sul divano, no, ho da piegare le robe. Stamattina ho fatto il cambio al mio letto, ho tolto tutte le lenzuole al letto dei bambini e devo rifare i letti ai bambini, quindi voglio dire, tu con le mani in mano non stai mai. Io li prendo da più di un anno, io è da maggio, dal lockdown, io da maggio, sì, 1º maggio 2020, ho dovuto interrompere, ho sentito dei rumori, no, il vicino, pensavo fosse stato qualcuno in casa, no. Da maggio 2020 che io utilizzo i prodotti e da allora non li ho più lasciati. Perché? Perché sì, perché oltre a darmi l'energia, la voglia di fare, la regolarità intestinale, il benessere fisico e mentale, quello per i capelli, tutta la skincare, tutti i prodotti della skincare, io mi trovo benissimo. E leggevo su io comprai degli shampoo fatti appositamente per me, della Shampoora. Nel modo d'uso degli shampoo, lei mi diceva, a parte usare questi shampoo che sono senza parabeni, assolutamente naturali, quindi il capello deve abituarsi a questo tipo di shampoo, la cosa fondamentale è agire anche dall'interno. E io subito ho capito, guarda, non sbaglio io ad utilizzare l'integratore per i capelli, non sbaglio assolutamente, anche perché io non ho una crescita molto, molto veloce. E da quando li sto utilizzando, io andai dal parrucchiere, adesso non mi ricordo che mese fu, ma non molto, e lì mi tagliò i capelli per uniformare il taglio, perché io lo faccio, tagliavo io. E quindi dice, ma dove vai con questo taglio? Ma te li aggiusto io, te li aggiusto i capelli, mi taglio io, di qua mi taglio i capelli corti. E adesso stanno ricrescendo, e stanno ricrescendo bene, sono più corposi, sono più luminosi, sono di più, sono di più. Qua prima io non avevo il buco, adesso no, guarda, guarda, sono tutti capelli nuovi questi. Quindi sono contentissima e sono felicissima di usarli, e motivo per cui io li consiglio. Ovvio, se una persona li compra e fa come, perché poi se io sono distributrice, io non mi devo nascondere e vergognare dietro a niente. Un attimo che bevo. Io sono distributrice, quindi io li consiglio e li vendo a chi li vuole. Quindi non mi devo nascondere dietro un dito. Se qualcuno si affida a me e dice, Giussi, voglio provarli, Giussi, ho questa esigenza, Giussi, non riesco ad andare in bagno, Giussi, ho male alle gambe, Giussi, ho i sintomi della menopausa, Giussi, ho bisogno di qualcosa per la pelle, Giussi, ho delle rughe, delle smagliature che voglio attenuare. Ci abbiamo tutto. Non è una linea che un'azienda che ha di tutto di più, cioè dal profumo al caffè, alle cialde, come ce ne sono tanti, ma è un'azienda mirata sull'integrazione a 360 gradi del corpo. Ok, quindi io vi consiglio vivamente di provarli, ma la cosa è soggettiva, non costa una lira, ma
bisogna anche capire gli effetti che poi ha sul nostro corpo. E io per prendere da 2 anni, beh, non è che poi sono, non è che io vivo nel lusso, né tantomeno sono l'ultimo dei miei cani, la stupida che li prende, quindi un motivo reale ci sarà. Io sotto metto il link, sotto sono sempre pronta ad ogni tipo di discussione, se vogliamo parlare insieme mi trovate, perché io non ho paura, cioè io vorrei tanto darvi il numero di telefono, ma ho paura. Ho paura nelle mani di chi va a finire, ho paura che possano arrivare 3.000 messaggi, magari che non c'è, io lo metto per questo, ma non c'entra niente, mi arriva un messaggio, buongiorno, ciao, come stai, così, poi mi sentirei veramente soffocare, no? Quindi ho paura di avere un numero di telefono, però su Instagram, su Telegram, io ci sono, e voi potete scrivere in privato, e sotto, quando ci vanno, dove sono scritti? Sotto al video c'è un triangolino, una tendina che si abbassa con una serie di informazioni che noi possiamo scrivere, e lì ci sono i link agli altri social, l'email e tutto il resto. E quindi se qualcuno vuole fare 2 chiacchiere con me in merito a questi, io ci sono, oddio, io ci sono sempre. Adesso finisco di bere, siamo arrivati alle 7:10 e adesso devo andare a rifare i letti. Anche perché ho tutto aperto sopra. Immagino il freddo. Ciao auguri, buon anno, buon anno. Ciao, buon anno. Siamo nel 2022, vi lascio nel 2021, vi riprendo nel 2022. Più frecati di prima, questo è sicuro, più frecati di prima. Allora, vi devo dire un po' di cose. No, non è cosa. Allora, è successo che ho fatto un tampone perché sono venuta a contatto con più di un positivo, non uno, più di un positivo. Domani, che è martedì, e penso che questo video uscirà di martedì, domani pomeriggio alle 4:25 ho il molecolare. Perché, giustamente, dopo che sono stato contatto con positivo, ho fatto il test rapido, mi è stato negativo, però ho voluto un attimo vedere se effettivamente la negatività continuava nel corso del tempo. Sono passati, allora io l'ho fatto venerdì, il 31 di dicembre, quindi sabato, domenica, lunedì e martedì saranno 4 giorni. Quindi vediamo che cosa mi dice questo tampone. Se risulta positivo, dobbiamo solo sperare che la positività passi presto. Ma siccome io penso positivo e so che sarà negativo, perché mi sto imbottendo di vitamina C, D, B, G, tutto il vitamina possibile immaginabile, sto prendendo io tutti i sali minerali, tutti gli integratori per aumentare le difese immunitarie, sono miei, per bocca, per naso, per gol, per tutto, e quindi io sto bene e soltanto un semplice raffreddore che passa veloce, non ho febbre, sto bene, quindi sono positiva nella testa, negativa fuori, positiva nella testa, negativa fuori, ok. Allora, e ovviamente feste, un po' di merda, è stato bruttissimo passare il primo dell'anno, cioè il 31, mezzanotte e 00, mezzanotte e minuto, con Nicole che faceva: mamma, un bacio, auguri! No, mamma, no, non mi dai il bacio. Come no? Non poter salutare i miei cari è stato brutto. Lì proprio ho sentito l'esclusione, ok? Ovviamente stiamo tutti insieme, stiamo a casa, non lo sappiamo, quindi nel momento in cui io farò il tampone martedì, se risulto positiva poi ci sarà tutto l'iter da parte dell'ASL, se risulto negativa me la sono scampata, e quindi niente, siamo in prossimità della Befana, ovviamente si prospetta di merda come capodanno da soli, e vabbè, non fa niente, l'importante è che stiamo. Allora, che cosa vi devo dire? Non mi ricordo che cosa vi devo dire, e sono le 8:10 di un lunedì, del primo lunedì dell'anno, del primo lunedì alla CDC. Se non sapete cosa... No, non ve lo dico, perché voi lo sapete cosa è l'ultimo alla CDC. Alla cazzo di cane proprio, ok? Benissimo. Allora, facciamo un svuota la spesa, perché non ho fatto una spesa grossa, ma siccome nella mia città
nella mia città si è aperto il Lidl, la Lidl, cioè che tu la vai cercando a destra e manca, si è aperta nella mia città la Lidl e sono andata ieri. Oggi sono andata invece a un altro grande supermercato che ha rimodernato tutto per i suoi 40 anni, 50, no, per i suoi 50 anni di attività, un altro pezzo grosso della mia città che si fa a corna, diciamo, con la Lidl, e ha fatto tutto il supermercato nuovo con i prezzi però le stelle, cioè molto di più di quello della Lidl. Babbo, facciamo finire. Siccome Nicole voleva andare lì perché voleva andare a vedere, io mi sono presentata e ho detto: questo negozio qual è il posto della Lidl? Solo io. Vabbè, vediamo cosa ho comprato. Allora, vieni con me. Poi ci sono questi raggi di, vabbè, ok. Allora, filoncino del pane 99 centesimi con senza questo di Oro Gel Creatù. Io l'ho preso un mix di melanzane, olive, pomodorini semi dry con un delizioso condimento. Allora, io l'ho preso perché ho la salsiccia e quindi faccio la salsiccia e questo insieme, così la salsiccia non è asciutta, anche perché non la prendiamo di cavallo, noi la prendiamo di pollo tacchino, però con questo, ecco, stufo i filtri che mangio qualcosa di più, no? Se mi mettono poi la carne c'è il pesce e quindi questi della Findus. Questo invece che adoro io, che amo io, costa una barca di soldi ogni volta, ma però a me piace questo. E adesso lo farò con i funghi, apropo, fammi scongelare i funghi. Cioè, fammi uscire la polvere. I funghi. Okay. Ho comprato l'Asiago, 2,48 €, ti interessa il prezzo? No, te lo dico lo stesso. Le uova, la birra, sì, io bevo birra, io amo la birra. Di insalate, farro, orzo e fantasia, tutte queste cose mi piacciono assai, che tu dici vabbè, ma se tu le fai tu costa di meno, sì lo so, ma il tempo non c'è, però mi ci devo mettere. Pensate, per le verdure cucinarle a pancia, 2,40 €. L'insalata, e io con questo tipo di insalata adoro fare i poke. Voi sapete cosa sono i poke? Non è che il poke è l'insalata, che non è poke, assai. E l'insalata ci metto questa, poi ci metto la grana, ci metto il pistacchio, ci metto il salmone, ci metto la... io non metto cedro balsamico, ma metto... che cazzo mi viene... come si dice? La salsa di soia. Insomma, la faccio proprio con tutte le cose che mi piace assai ed è un primo, e non mangio più niente. Poi i kiwi, ho comprato la zucca, un secondo, con le patate al forno, domani potrebbe essere un'idea. Sai, devo da fare il tappone, metti che lì, almeno ci ho preparato. Poi ho le ciliegie, no le ciliegie, come le uvoline, vabbè, le mozzarelle, quelle piccole piccole, si possono mettere all'interno dell'insalata. Il mais, la bufala, fammela mettere in frigo. Poi ho preso il formaggio spalmabile, le olive nere sempre da mettere nell'insalata e le uova di Lompo che sanno fare un finto caviale, no? Perché noi siamo poveri, quindi diciamo dobbiamo camuffare questo fatto. Va bene, non c'è più niente, quindi adesso cosa faccio? I polpettoni con i funghi
mio marito non lo mangia, quindi potrei fare lui la salsiccia oppure fare il pesce. Ma per non sbagliare, gli mando un messaggio, dico: che cosa vuoi? Così non sbaglio, ma faccio così. Questo, diciamo, è il brutto, nel senso, è la cena surgelata. Vedremo quando cucinerà. Giuro che non ho nessuna intenzione di uccidere marito e figli. No, questo del marito. Lo vedete, una volta cotti poi. È invitante, buono, buono. E questo invece è il polpettone con questo è il dado, quello che sta sotto ci sono invece i funghi. Adesso mi sa che devo girarli. Solo che ho le mani occupate. Uno di voi due devi andare per terra. Lascio il telefono. Allora, buoni propositi di questo 2022. Non ci sono buoni propositi, ma soltanto certezze. Cioè, noi non facciamo buoni propositi, ma proprio obiettivi. Noi ci poniamo degli obiettivi. Qual è l'obiettivo di questo 2022? Senza ombra di dubbio è quello di essere più presente sul canale. Quindi video a go-go. Anche quando non ho un cazzo da dire, metto davanti e parliamo. Allora, intanto vorrei ringraziare Deborah e Nicole, perché ho mandato a loro la mia agenda e l'hanno fatta vedere nei loro video. E di questo ne sono grata, 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 perché, perché il fatto di sapere che le agende sono a casa vostra e che vi piacciono... Sto cercando di dire cosa sia. E che vi piacciono, mi è arrivata una notifica, mi riempie il cuore di gioia. Poi vedere una mia realizzazione nelle vostre mani, cioè è tangibile, realistica, la vedo, capito? Quindi mi rende orgogliosa. Siccome per l'anno prossimo ho intenzione di farle un'altra ancora più bella, piena però, perché sono arrivata veramente proprio così, così a farla, mentre il 2022 mi metto da adesso così per settembre già pronta e faccio il lancio come si Cristo comanda. Vi lascio qui, così nella prossima, nel prossimo video mi impegno, quindi farò un prossimo video dove vi farò vedere l'agenda. Intanto, per chi volesse, vi ricordo che sul mio profilo Instagram c'è ci sono delle storie in evidenza sull'agenda e il link per l'acquisto ve lo lascio qui sotto, perché potete acquistarlo su Amazon, copertina rigida o copertina morbida. Nel frattempo vi saluto. Allora, io vi saluto e vi lascio al prossimo video dove vi farò vedere l'agenda, vi farò vedere un altro regalo che mi è arrivato per la pulizia del viso. Ottimo, che toglie tutti i punti neri, toglie i punti neri, poi lo massaggia, poi lo fa tante cose. Beh, e che altro? E niente, vi porterò con me nella mia quotidianità, vi farò sapere nel frattempo se sono positiva o negativa. E basta, quindi ci vediamo. Quindi la promessa di questo 2022 è che sarò più presente. L'ho promesso, l'ho detto e lo faccio, ok? Prossimo video.